Se avessi saputo che gli è finito così, manco ma futtia da minghi il Renault 4. Sta indietro e non muoverti di un centimetro! E cosa muove? Casugno! Chiamate il commissario di Porro! Sì, o commissario Rex. Cosa ti ha fatto pensare di poter mettere le mani addosso alla mia fidanzata? Guarda, gli addivo alle spluga! Cala le mani e tagliate l'ugna prima di toccarmi, che ti scippi anche catenaglia! Gli è turico una sola volta, la tazzita sta via corriendo, caparina disperata. Io mi ci avvicinai con gentilezza e ci disse: signorina, ha bisogno d'aiuto? Stasera avevo ballo rosso, avevo, Cosa? Scommetto che sei una ricchita che ha chiesto soldi se ci sto io culo, non è? Però lei non mi conosce. Io non ti conosco, ma gli adanguatrai. Uta zitta in zanapone di prima categoria. Tu sei laureata. Ma il travaglio manco se ne parla perché tanti soldi di caghe. E allora ogni sera t'ambria che ti riduce uno schifo. O mi sbaglio? Non dica sciocchezze. Alla fine mi tagliava tipo compria che era io. Giurissi, ci ho stare una volta, signorina, si arrovesciasse perché sennò passano a malannottata, ma io non ci passava manco pa' la minchia. Alla fine mi toccavo, spogliare manura, c'era pia ucca, gli e cianfalai due tanda a gola. E si arrovesciavo. Beh, allora il ragazzo è un eroe. Buon per te, figliolo, ben fatto. Forse qualcosa per il ragazzo. Certamente. Ci sono. Forse potrebbe unirsi a noi per cena domani sera e deliziare i nostri commensali con il suo eroico racconto. Va bene, se ne pone. Ma se fai il frischetto l'acqua su, mettici i maccarruna, perché sennò non me ne mangio. Ricorda, impazziscono per il denaro. Perciò fingi di possedere una miniera d'oro ed entrerai a far parte del club. JJ, Madeline, vorrei presentarvi Jack Dawson. Mi dica, Jack. È imparentato ai Dawson di Boston? No, è Dawson di Greek. Che draw firm. Oh, capisco. Grazie. Era sicuramente nervoso, ma non mostrò la minima esitazione. Tutti erano convinti che fosse uno di loro, forse l'erede di qualche fortuna nel ramo ferroviario, un nuovo ricco, ma tuttavia degno di essere un membro del loro club. Naturalmente mia madre non si lasciò sfuggire l'occasione. Ci parli degli alloggi di terza classe, signor Dawson? Ho sentito dire che sono piuttosto accoglienti. Sì, diciamo caso come la mortadella. Costa picca, io sapevo bella. Ho scoperto che il signor Dawson è un ottimo artista. Oggi è stato così gentile da mostrarmi alcuni suoi disegni. Rosie, io abbiamo idee divergenti riguardo alla definizione di belle arti. Con questo non voglio certo criticare i suoi disegni. Grazie. Come preferisce il caviale, signore? No, Alfonso, vedo io che sogno assettato sul processo. Se è possibile avere qualche cosa di più leggero, che saccio? Un panino sgumbre caghi, eh? Dov'è che vive esattamente, signor Dawson? Canente, c'è un cartone della Scottex piazzata alla stazione. Precisamente ho canto un richiedo di Sergio Ammuttapiegure. Non saccio se ha visto mai. E che tu se metto di tonto orariere per sentire un ciauro alla campagna. Cose di lusso. E dove trova i mezzi per viaggiare? Ma verissi, di solito mi fotto biciclette. Ora ultimamente fui a nord e mi fotti una Renault 4. Allora, per vedere gli sbirri, tutti i divieti e controsensi pigliava io. Baviri canisce una manetta e ingaglio un posto di blocco. Arriva lo sbirro tutto pompiato e mi fa: come mai lei sta viaggiando in senso vietato? Capo che sogno senza documenti, maresciallo. Allora arriva Ido e fornisco i documenti della vettura. Ma come fornisco i documenti della vettura? Se a macchina ma fottio. Insomma, tanto figimo e tanto non figimo che non ne capiemmo, mi pigliò più clandestino e mi imbarcarono. E ora sono qui a colloquiare con Blouch. La vita non è che una partita giocata con la dea Fortuna. Un vero uomo la fortuna se la crea da solo, giusto Dawson? E a lei piace questa esistenza priva di radici? Oh, ma lo sai che sei curiosa? Averesi a mangiare che la pasta si finirà a badduccare. Ma perché vuoi scudarci quando l'acqua lo puzzo vi pari a champagne? Quando non viene vi cucco o quando a merda le vacche che vi facevano in stufa vi faceva e in estate abbiate in giana uso cane. Ma poi se facendo corna stasera vi sta affondare la nave? Vi avete state fanno i finicchi per quale motivo? O panzone che tu che è baffa, ave mensura che gli è terribile.
e si trattene. Cioè, manco su piacere. L'auto si bruciò con bruore e ne avessi dettato tante bugiate, signore Bonacciue. Ma ci toccò fare un crasto, in silenzio. Tieni a casa, una buona. Arricordatevi che i orna fanno vola vola e non mentre l'anno s'arrezzola. Ben detto, Jack. Udite, udite. Al valore di ogni singolo giorno. Ma avessi a mangiare i soldi americine. Bravo. A rire, a rire, sta minchia.